Allora, con l'architetto Andrea Mattera qui al Comune di Ischia per parlare di alcune novità che vanno nella direzione del superamento delle barriere architettoniche. Quali sono queste novità importanti, architetto? Sì, il Comune ha predisposto questo progetto appunto per rendere adeguato la sede comunale, anche quindi accessibile a tutti, inserendo una piattaforma elevatrice tra i due piani ed adeguando insomma quelli che sono i servizi presenti. Quindi si adeguerà il servizio al piano primo e si adegueranno tutti gli ingressi al piano terra, cioè tutti gli uffici aperti al pubblico, in modo da poter rendere appunto accessibili tali uffici anche a persone con disabilità motoria. Inoltre, oltre ad inserire la piattaforma elevatrice, ci saranno alcuni accorgimenti per quanto riguarda i disabili, non solo con appunto, disabilità motoria, ma anche diciamo, per quanto riguarda le persone non vedenti, in quanto ci saranno insomma, delle tabelle con scrittura Braille. E insomma anche per quanto riguarda persone con disabilità sensoriale all'orecchio, per cui ci sarà un totem che permetterà alle persone insomma, di avere informazioni per quanto riguarda la sede comunale. Quindi diciamo un comune che si adegua a quelle che sono le esigenze anche dei cittadini con delle esigenze particolari. Dicevamo una piattaforma elevatrice proprio qui nella sala dove ci troviamo noi, ecco, a fare questa chiacchierata, quindi una piattaforma, non un ascensore. No, purtroppo le dimensioni non ci permettevano di inserire un ascensore perché insomma, ci sono dei vincoli in altezza per quanto riguarda l'ascensore, però già secondo me inserire una piattaforma renderà, appunto, darà la possibilità a tutti di poter eventualmente salire ai piani superiori, quindi eventualmente insomma, avere più accessibilità in questo senso.